manifestazione. L'8 di settembre. Perché l'8 di settembre? Perché l'8 di settembre è stato il giorno della disfatta degli italiani, 8 settembre 1943, quando i Savoia hanno lasciato il popolo italiano allo sbando, e da quella data lì non è cambiato niente! Italiani! Dobbiamo ridere, non dobbiamo incazzarci! Dobbiamo ridere dentro! È una grandissima soddisfazione questo 8 settembre, perché finalmente questa gente che è in Parlamento, che non rappresenta più nessuno, perché non sono stati eletti da nessuno, italiani! Dovremo riportare le cose al loro senso naturale. Quando parliamo di abusivi, naturalmente pensiamo ai lavavetri, ai posti. Italiani, è arrivato l'8 settembre, il giorno della disfatta nostra. Questo 8 settembre sarà il giorno della disfatta loro. Di lei come vaffanculo del settembre è la festa della Madonna, una festa della Madonna, manifesta e protesta la folla contro l'Italia che affonda, va in pista ma non decolla, le mani in pasta invischiate come dentro la colla. Questa è l'ennesima balla, ma ormai non state più a galla, qui con la piccola barca perché lo scappa una falla. Ormai non c'è più rimedio, serve un pacifico assedio, questo è un invito, alzate tutti il dito medio. Onorevole, onorevole, questo è disonorevole. Che è umano sbagliare, però si può rimediare. Non puoi guidare l'Italia, te ne devi andare, ma non sai più rinunciare, non ti sai più abituare. Chi fa politica in fondo è perché ama il potere. Prima sei stato indagato, sei stato incriminato, qualcuno ti ha giudicato, sei stato condannato. Voi siete uno su cinque, noi siamo più di un milione. Guarda la piazza, guarda quante persone. Onorevole, onorevole, questo è disonorevole. Onorevole, onorevole, si parla in Italia, si parla, ma non cambiamo mai. Vengo da Roma con la voce, la chitarra ed un DJ per cantare l'inno nazionale. Al D-Day, ci sei o non ci sei, questa è la nuova evoluzione, è la rivoluzione. Ah, ha sentito che rapporto?